Allora Farno, com'è? Siamo qua? Ragazzi, pesantissimo, è durissimo. Guardatemi, vestiti, coi vestiti in mano. Tavoletta. Pensate che nell'arco di 24 ore sono caduti fino a 200 mm di pioggia. Il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, l'ha definito un nuovo terremoto. Ok, penso che queste immagini vi siano familiari, ma cosa c'entra l'alluvione con la mia prima volta da presentatore? Beh, pensate un po' che anche questa è un'altra bella storia da raccontare. Come alcuni di voi sanno, io sono forlivese e la mia città è stata una delle più colpite dall'alluvione del 20 maggio. E nel momento in cui ho trovato un po' di stabilità, ha cominciato subito a muovere i primi passi con eventi, serate o addirittura concerti di beneficenza per aiutare le persone più in difficoltà. E così eccomi qui sul palco con la Monna al fianco di esperti presentatori per in qualche modo aiutare nel nostro piccolo chi ha bisogno di una mano. Come? Andiamo avanti con la storia. Ragazzi, ci stiamo dirigendo alla Fabbrica delle Candele, che è un teatro all'aperto dedicato ad eventi, live, concerti che si fanno appunto d'estate, ma poi ci fermo a spiegare il tutto dai più esperti, dal comune, dai presentatori. E nulla, sono le 4:01, abbiamo un po' sforato, ma appunto stiamo andando a fare le prime vere prove. Esatto, perché in preparazione all'evento abbiamo cominciato a provare il copione 3 giorni prima dalla grande serata. 3, 2, 1. Complimenti ragazzi, un'esibizione divina, sontuosa come si direbbe. Però questa sera non sono da solo. Ebbene sì, vi presento la mia anima gemella, chiamatela come vi pare, Mona Lisa. Un grande applauso. Insomma, abbiamo provato dappertutto. Da Andre, sì, la mente dietro l'evento. Allora, vi state divertendo? Siete caldi? Siete carichi? Bene, direi che possiamo proseguire la serata. A caso da soli. Ma a parte tutto, abbiamo iniziato la grande, vero signora? Ottimo. Davanti allo specchio. Ragazzi, questo è proprio come si prepara un presentatore prima della sua prima presentazione. Cioè, chi è che ve lo fa vedere? Solo un youtuber come me. E ammetto che attualmente sono molto tranquillo. Però quando magari sono sul set, comincia a avere addosso. Esatto, non è stato per niente facile, ma tranquilli che ci arriviamo con calma. E quindi sarà anche questa una bella sfida e una bella esperienza da portarci a casa in attesa dell'evento di stasera. E una volta arrivati non siamo subito scesi sul set, perché prima abbiamo provato il copione con Marco. Quindi Farno, chi è Marco? Beh, semplice. Sono un boomer, lo ammetto, vabbè, sono un boomer. Orgoglioso di essere un boomer. Proud to be a boomer. Dai Marco, sarai pure un boomer, ma in realtà è un'esperienza quasi invidiabile. E voi siete giovani e non mi conoscete, ma insomma Forlì mi conoscono abbastanza perché ho iniziato alla fine degli anni 70 con le radio libere. Ma e quindi da lì è stato sempre un cambio di rotta e di tendenza per stare sempre sul pezzo. Okay. Con la comunicazione, le nuove forme anche di comunicazione, anche il web, i social. Sì, va bene, sono un boomer, lo ammetto, vabbè, sono un boomer. Orgoglioso di essere un boomer, proud to be a boomer. E dopo aver fatto un piccolo salto nel passato di Marco, dove abbiamo visto che ha fatto veramente di tutto, torniamo noi e a questa intervista con una forte energia. Lo scopo di questa serata qual è? Lo scopo di questa serata è dare spazio ai giovani, che siete voi, giovani, si dice sempre questa parola. Lo so Marco, giovani, però se non fosse per alcuni di questi giovani io non potrei raccontare questa esperienza. Perché sì, sto parlando di un gruppo di soggetti interessanti che si occupano e hanno la voglia di organizzare eventi nel sociale, proprio come questo.
che state vedendo? Penso. E la formazione è composta da Lolli, il mio fotografo, videomaker e forchetta preferita. Forchettone. Dalla Monna, che posando microfono e chitarra affronta questa nuova sfida con me. Da Andre, che per lui passare da manager ad aiuto regia non pesa affatto. E infine, da Schiavo. Salve, siamo qui in un momento incredibile. Editor, aiuto mentale, insomma, fa un po' di tutto. Ma ora che avete capito che senza di loro nulla sarebbe stato possibile, torniamo noi. Però ecco, in una maniera diversa dal solito, che potrebbe essere l'apertura di una nuova via. Cioè, a Forlì la presentazione, come abbiamo fatto, come faremo questa sera, non è mai stata fatta. E vogliamo proprio che sia fresca, diversa dal solito, molto poco, diciamo, sanremese, okay, ma molto più blogger, e tu ne sai qualcosa, Fanno. Esatto. Ok, contestualizziamo. Innanzitutto voglio specificare nuovamente che questa sarà una serata di beneficenza per l'alluvione. Così, sul palco sono stati chiamati ben 15 gruppi artistici, alcuni musicali e altri teatrali. Invece, per quanto riguarda la presentazione, come ha detto Marco, sarà svolta in modalità blogger. Questa volta Marco non ha utilizzato un termine da boomer. Complimenti. Ma tornando a noi, sostanzialmente cosa faremo? Io e la Monna gireremo tra il pubblico, intervisteremo alcuni ospiti e sarà molto dinamica. In breve, sul palco ci saranno Marco e la Francesca, i due classici ma fondamentali presentatori. Mentre io e la Monna non ci saliremo quasi mai, quindi staremo in mezzo alla platea e ci divertiremo. Tutto questo grazie a un cameraman che ci seguirà tutto il tempo. Ma vi rendete conto? Un cameraman che ci seguirà tutto il tempo è assurdo! Tu vuoi presentare, cameraman? Ciao, Bernardo. Sarà con noi, ci accompagnerà tutta la serata. Ora andiamo a provare. Sei a posto? Proviamola. No, Farno, prima di andare a provare, ti ricordo che te non hai mai presentato in vita tua, quindi forse hai bisogno di qualche consiglio. Però a questo punto tu sei un presentatore e io ti voglio chiedere, come ci si prepara prima della presentazione? Ci sono vari tipi di presentazione, okay, e di presentatori. Allora, io sono un presentatore che si fa una scaletta di quelle essenziali. Ok. E poi vado molto sull'improvvisazione, perché l'improvvisazione ti dà freschezza, ti dà ritmo, ti costringe a pensare, e quindi magari ti vengono in mente delle idee bellissime che invece se ti scrivi e leggi non ti verrebbero. Non è un po' rischioso, non è quella paura di... Ma è il bello. È il bello. Nella vita bisogna rischiare. Ok. Bisogna sempre rischiare nella vita, perché altrimenti chi non risica non rosica, è un vecchio proverbio. Marco, non voglio dire la mia vita, però è un posto... Però è la tua zona di comfort, il tuo habitat. Bravo, è la mia comfort zone. E io... a questo punto io ti chiedo, quali consiglio daresti a me ventenne... Sì. Per condurre una buona presentazione senza inciampare in gaffe? È un po' quello che ti ho detto. Io di consigli non è che te ne possa dare più di tanti, anzi sono io che sto imparando da te, hai capito? Devi sempre imparare qualcosa, cioè mai sentirti arrivato, mai sentire che sei il migliore, no. Metterti sempre in gioco e cercare sempre di imparare, soprattutto dai giovani, quello che c'è da imparare, le nuove forme di comunicazione che sono molto veloci, e io mi sto dilungando anche troppo. Ultima domanda, ha senso pensare agli spettatori in mutande? Bellissimo sarebbe. Lo sai che una delle prossime presentazioni me la faranno io presentatore legato e imbavagliato? Veramente? È bellissimo. È tutto. No, bisogna cambiare, bisogna stravolgere tutto, bisogna... i canoni sono fatti per essere infranti. Okay. Grazie mille. E anche questa volta ho trovato davanti a me una bella persona, con dei bei valori, forti, evolutivi, e mi ha dato anche dei consigli, che, finalmente sul set... Vado, vengo in avanti! Provo ad utilizzare. Abbiamo il cameraman, abbiamo fatto la intro, ora andiamo a fare qualche prova di backstage. Manca un'ora e mezza all'evento, ho lo stomaco chiuso perché c'ho un sacco di ansia, però... Wow, è un evento più che unico, cazzo, non ho mai avuto un cameraman a fianco a me. Oh no, Lolli, te cosa dici da lì dietro? Ah, io dico che è una gran figata. È una gran figata. Anche perché, guardate là, lì è dove apparremo io e la Monna, tutto, durante tutto lo spettacolo. Vabbè, non so più parlare, anche perché siamo agitati, ci andiamo a cambiare. Anche perché tra poco... È ora. Andiamo. È duro. Cioè, alla fine provando lì mi sono gasato, ma... a pensare che a mille fattori diversi mi viene solo che l'ansia, quindi è una bella sfida, una grandissima sfida. Diciamo che sarà tutto veloce, sarà tutto sul momento. Se ci sarà qualche errore, come ha detto Marco, meglio così, è proprio la diretta, è live.
se ci sono delle imperfezioni sarà il bello di questa serata, ok? Quindi non preoccupiamoci troppo se le cose non vengono perfettamente, anzi, sarà il valore aggiunto in questa serata. Cercherò di dare il mio meglio, poi vediamo a fine serata, ma ci becchiamo anche durante. Adesso ci cambiamo e torniamo là. Esatto, e con l'ansia in costante crescita, persino vloggare non mi aiutava più. Anche perché dopo un piccolo esercizio di dizione... Primo esercizio, aggiungere una T a fine di ogni parola. Ciao, mi chiamo... Schiavo non mi sopportava, maledetto! E magicamente ci siamo cambiati. Come sto, schiavo? Ehi, oh! Sei un figurino, sembri tipo uno di quei manichini della vetrina del... Numismatica. Cos'è numismatica? Allora, sì. Cioè, sono molto agitata. Sarà una bella prova, speriamo che vada tutto bene. Bella sfida. Sempre spettiamo. Sono agitato, un po', ma giusto un pochino. Prima presentazione, 20 anni, sul palco, con una cam che ci gestisce. Sì, ero in difficoltà. E per provare, forse anche inutilmente, a calmare quell'ansia incontenibile che si stava facendo sempre più grande tra testa e stomaco, ho ripensato al motivo per il quale mi trovavo lì. Quello che penso è, nel senso... cioè io devo trasmettere nella maniera migliore possibile quello che devo dire il mio copione. E il mio copione che è stato scritto da me e da Andre con un obiettivo ben preciso, quello di far passare una serata un po' sul divertimento, non farla pesare troppo. E quindi questo è il mio obiettivo, cazzo, cioè l'obiettivo della Madonna. Far passare una bella serata ai forlivesi, dopo una pandemia anche, dopo una disgrazia naturale così. E per riuscire nell'obiettivo avevo bisogno di sapere... Cosa hai capito dall'alluvione? Che messaggio ti ha lasciato? Lei è Paola Casara, l'assessora alle politiche giovanili, allora, di Forlì. Allora, ho capito un sacco di cose, soprattutto che siamo una comunità forte, unita, che si unisce ancora di più nelle difficoltà, che possono nascere anche delle relazioni più forti rispetto a prima. E poi ho capito sicuramente una cosa che forse sapevo già, ma che adesso mi è molto più chiara, che voi giovani siete stati fondamentali, ci avete dato la forza di andare avanti anche veramente quando anche noi adulti ci siamo trovati in grande difficoltà e abbiamo subito questa cosa più grande di noi. Voi ci siete sempre stati e ci avete dato quell'energia e quella forza necessaria per andare avanti. Siamo partiti verso le 6:30, siamo arrivati a Forlì qua verso le 7:30. Senti tu Farno, ma che mi fai tutte queste domande stasera, ma tu sai che cosa faccio io nella vita, perché sono qui, come sono le mie giornate, vuoi che te le racconti? Questo scopriremo prossimamente su Instagram, quindi se volete ci trovate lì. Ma ora io, cosa ho capito da tutto ciò? Bisogna che stiamo dando una mano, siamo in tanti. Ma prima di rispondere a questa domanda, vivere in prima persona tutto questo mi è sembrato assurdo. Cioè, parliamoci chiaro, da un momento all'altro mi sono ritrovato a presentare una serata di un certo spessore nella mia città. Io che facevo inconsciamente vlog nella mia cameretta. Bella la spontaneità, eh? Bentrovati in questo nuovo video, oggi siamo all'argomento daily vlog. Vai piano. 6:50 mattina. Oggi invece parliamo di to-do list, quindi vai piano. Provo delusione. Quello che io utilizzo per fare video. Prima del tirare il foglio rosa, magari vedi tutto. Magari di puntuali svaghi che non ci dovrebbero essere. Quindi partiamo subito. Ma ora è arrivato il momento. L'evento, ho lo stomaco chiuso perché sono un sacco di ansia, però... Wow. L'unica cosa da fare è buttarsi, senza pensare. D'altronde la vita, certe volte anche questo, no? Ormai non posso più scappare. Sono lì, presente, con un microfono in mano. Tantissime persone sono attorno a me. Tensione, ansia, quante cose. Titolo Parole e Musica per il Futuro. Respira. Farno, ce la puoi fare. Vai! Ancora troppo! Questa è la serata di noi giovani e lo sai bene! Ancora ho già parlato troppo, scusa! Benvenuti! Hola.
quindi mi servirebbe gentilmente una chitarra e un assessore, se è possibile. Tutti più scherzo. Stiamo facendo più scherzo, ragazzi. Ma che si stava a fare il Pinocchio? Bella. Quanto pianto? No, si stava. Testi scegli il Pinocchio. Io prima sono sto per mettere a piangere. Ok, ma ora è arrivato il momento di rispondere a quella domanda lì. Ragazzi, questa è la mia marchettina. Okay. Ma c'è mamma, cosa dice? Sei un figo con questo archetto. Ma sei professionale. L'alluvione la si può guardare sotto tanti punti di vista. E io, oggi, con gli occhi di un ventenne e per quello che ho vissuto, mi sento di dire che negli ultimi anni ci siamo divisi per tante cose. Cose che la maggior parte delle volte sono state imposte dalla società e che ci hanno chiamato a scontrarci tra di noi e il nostro ego. E così, se stasera io voglio essere portatore di un messaggio, questo è il messaggio che voglio condividere. A parere mio, non può essere un caso così estremo a farci avvicinare e altri mille, spesso e volentieri molto meno importanti, a farci allontanare. E allora forse è inutile scontrarci tra di noi se il giorno dopo ci sosteniamo a vicenda per un qualsiasi problema che non potevamo prevedere. Perché solamente in quel caso le barriere di pensiero e qualsiasi altra cosa verranno infrante. Perché se ti trovi in reale emergenza non ci sarà più vicenda. Anzi, ci si sostiene. Tutti uniti. Di sostenerci, di farcela, di respirarci. E la domanda che mi pongo e che voglio fare anche a voi è: se siamo stati così uniti durante l'alluvione, dove molti di noi hanno visto perdere tutto, o quasi tutto, e rischiare anche la vita, perché non lo siamo stati anche in questi ultimi 3 anni, quando sembrava che fossimo costantemente in emergenza? Ma davvero? E per sempre? La risposta a voi. Anche gli altri giorni. Grazie. Farno. Monna, Elisa. Grazie mille. Grazie. Dai Farno, allora ragazzi, un po' di commenti a caldo, Madonna. Subito post serata. Subito post serata, una gran figata, esperienza incredibile, ma prima di iniziare il tutto stavo per piangere, cioè ero talmente tanto emozionato che ero lì per crollare, ma alla fine mi sono buttato e si è smosso tutto, è venuta una figata, ci hanno fatto i complimenti e io non so cosa dire. Grazie Andre, grazie Lolli che siete sempre dietro a tutto ciò. Grazie Monna, grazie Schiavo, d'altronde l'unione fa la forza, no? Secondo me sarebbe... Alla prossima. Che squadra. Insieme.